Abbiamo dedicato l'ultima lezione nel vedere la distinzione tra intenzio prima e intenzio seconda, se vi ricordate, o universale diretto e universale riflesso. E avevamo già introdotto il punto sull'astrazione. Oggi ci occupiamo di questo, siamo alla pagina 144 per chi ha l'edizione vecchia. E il paragrafo, il sottoparagrafo che si intitola appunto l'astrazione e poi i seguenti. Allora, la domanda che ci poniamo è: posto questo universale diretto, che diciamo, in soldoni, in sostanza, abbiamo visto essere che cosa? Essere la presenza nel nostro intelletto di una data realtà a prescindere dalle sue note individuanti, ok? Questo universale diretto si forma in noi mediante quella che abbiamo già chiamato astrazione universalizzatrice. Allora, la parola astrazione è una parola che può intendere molte cose, adesso lo vedremo. Per questo è importante l'aggettivazione universalizzatrice, cioè è un tipo di astrazione specifico che astrae da che cosa? Astrae dalle note individuanti, dal qui ed ora. Il concetto di uomo, l'universale uomo, prescindendo dal qui e ora, prescindendo, diciamo così, dal suo aspetto del piano sensibile, che è sempre particolare, sempre individuante ed individuo. Non esiste l'essenza dell'uomo che cammina in giro, esistono sempre uomini concreti, e quindi questa essenza dell'uomo è, diciamo così, presente, tra virgolette, in individui concreti. Allora, vediamo un pochino questo testo. E chiaramente, quando parliamo dell'astrazione universalizzatrice, stiamo parlando di un'astrazione logica, qualcosa che avviene chiaramente sul piano del nostro intelletto. E Lavagni Rovighi, pagina 145, propone una doppia distinzione, o meglio, cerca di far capire la peculiarità di questo tipo di astrazione rispetto ad altre astrazioni, distinguendo appunto da queste ultime. Allora, vedete che dice: l'astrazione va distinta dalla negazione, che è pure una separazione fatta col pensiero, ma diversa dall'astrazione universalizzatrice, perché implica un giudizio, mentre l'astrazione è al di qua del giudizio, è un puro prescindere, un non considerare certi aspetti della realtà. Allora, vediamo, qui rimanda un testo a nota, lo vedete, della Summa Teologica. Siamo alla Questio 85, articolo 1, la prima risposta. Vi leggo, in realtà è molto più lunga e più articolata, qui vi porta, diciamo, un breve paragrafo. Ve lo leggo perché San Tommaso spiega questo concetto. Allora, l'astrazione può avvenire in due modi. Primo, mediante un processo, scusate, di composizione e scomposizione, come quando arriviamo a conoscere che una cosa non è implicita in un'altra o è separata da essa. Per esempio, il colore di un, scusate, la mela dal suo colore. Il fatto di avere un colore e il fatto di avere quel colore, diciamo, lo posso, come dire, con l'intelletto separare, astrarre, d'accordo? Dalla mela, il colore dalla mela. Chiaro che ripeto, nella realtà non si fa, ma stiamo parlando qui di un processo della nostra mente. Io posso fare questo, posso diciamo, comporre e scomporre aspetti della realtà, nel nostro caso il colore dalla mela piuttosto che il sapore, piuttosto
piuttosto che la sua forma, piuttosto che la sua consistenza, eccetera. Allora, secondo modo con cui posso astrarre, mediante la semplice e assoluta considerazione dell'intelletto. Vedete questa semplice e assoluta per modum simplicis et absolute considerationis, sono due termini importanti, come quando intendiamo un oggetto senza badare ad altro. Ora, astrarre e separare con la mente nel primo modo cose che nella realtà non sono divise, nella realtà non c'è una mela senza sapore, una mela senza colore, non è senza errore, perché è un processo che io, come per recuperare quello che diceva la Nero Vighi, è un processo che in cui entra il giudizio, d'accordo? Cioè, ecco, diceva, implica un giudizio, cioè implica un'attività propria e volontaria del mio intelletto che opera per separare e distinguere. Invece, torniamo a San Tommaso, invece astrarre intellettualmente nel secondo modo, cose che nella realtà non sono divise, non implica un errore, e ciò appare chiaramente nelle realtà sensibili. Qui poi va avanti. Allora, perché nel primo modo ci può essere errore e nel secondo modo non ci può essere errore? Perché nel primo modo è un'attività, come dire, che io secondo un giudizio opero, e quindi nel giudizio ci può essere un errore. Invece nel secondo caso, cioè quando la mia astrazione non è separare il colore della mela dalla mela, ma è, come dire, così, prendere il concetto della mela, cioè dare alla mela la sua modalità di essere nel mio intelletto, qui non ci può essere un errore, perché non c'è un giudizio dell'uomo. Non è, e lo vedremo poco oltre, le due caratteristiche di questa astrazione, la sua a priorità e il senso di questa priorità e la sua, il suo aspetto intuitivo, spontaneo, la sua spontaneità. Qui non c'è errore. L'errore subentra nel giudizio, non subentra nella formazione del concetto, è importante da capire. Allora, andiamo avanti, adesso queste cose le mastichiamo un po', le maciniamo un po'. Poi l'astrazione, che è un puro prescindere, può poi restare nel campo dell'individuale e distinguere semplicemente un aspetto individuale da un altro aspetto individuale. E qui dice, ho davanti una mela, questa mela, bene, io distingo il suo sapore dal suo colore individuale, non in generale, l'essere colorato dall'essere mela. E questa è l'astrazione che gli scolastici chiamano talora, astrazione impropria o distinguente. Allora, gli empiristi, dice Lavagna Loreghi, non conoscono se non questo tipo di astrazione. Vi ricordate che l'avevamo già visto questo aspetto? Cioè, per l'empirismo il concetto propriamente è, come dire, l'insieme di tutte queste astrazioni improprie. Cioè, detto in altri termini, prendo questo colore, prendo questo sapore, prendo questa forma, prendo questa consistenza ed ecco la mela. Ma non c'è un concetto di mela, sono io, diciamo, che metto insieme questi aspetti qua. E collezionando questi aspetti, ecco che lo chiamo concetto, ma non è un concetto di per sé. No. Invece no, quello che noi stiamo affermando è esattamente il contrario, cioè noi diciamo che questo tipo di astrazione che gli empiristi riconoscono, certo che esiste, non neghiamo l'evidenza, no? Ma ne esiste un altro che è proprio dell'intelletto, cioè l'intelletto astrae la realtà, la realtà che incontra, dalle sue note particolari, dalle sue note individuanti, e lo fa a prescindere da qualsiasi altra, diciamo, astrazione successiva, da questo, da quello, da quell'altro.
da questo colore, da questo sapore, da questa forma, da tutto quello che vogliamo. Cosa che per esempio fa la scienza, no? La scienza, giustamente, la scienza, qui parliamo di scienze, scusate, empiriche soprattutto, no? Nella sua osservazione di qualcosa opera con questa astrazione distinguente, questa astrazione impropria. Di un albero io considero diversi aspetti, d'accordo? La sua forma, la sua modalità con cui si sviluppa, i frutti che produce, fa tutta una serie di distinzioni, ognuno di questi, diciamo, vado a, in qualche modo a indagare, come anche, pensate, l'uomo. Le scienze in generale, a parte la filosofia, che invece questo discorso l'abbiamo già fatto, ma nel momento in cui mi occupo dell'uomo nella sua realtà corporea, sto facendo un'astrazione distinguente e mi indago, diciamo, sul corpo dell'uomo. Evidentemente è un'astrazione che faccio in un secondo, l'uomo non è solo corpo, io intervengo e scelgo di operare sull'aspetto corpo, di questo aspetto corpo, un aspetto, non so, l'apparato locomotore. Bene, allora, il nostro tipo di astrazione, che è quello che interessa a noi, che è quella universalizzatrice, quindi avviene prima del giudizio. E infatti ha questa duplice nota che vedete nei paragrafi successivi di a priorità e spontaneità. Allora, vediamo che cosa si intende per a priorità. Lavagna Movighi segue la lezione di Monsignor Masnovo, il quale distingue due tipi di a priorismi, perché a priori dovrebbe un pochino richiamarvi Kant. Allora bisogna essere attenti, perché in filosofia, ma non solo in filosofia, le stesse parole possono avere dei significati diversi, quindi la nostra adesione, diciamo così, all'una e all'altra dipende da quello che effettivamente queste parole vogliono dire. Allora, intendiamo, pagina 146, per a priorismo sintetico l'affermazione che l'intelletto umano aggiunge di suo al contenuto dell'esperienza. Perché richiama Kant? Perché per Kant il fenomeno, diciamo così, è qualcosa che è in qualche modo costruito dalla nostra, dal nostro a priori, dall'a priori della nostra conoscenza, secondo le 12 categorie. Ok? Ma vi ricordate, questo tipo di impostazione genera il grande problema gnoseologico della modernità. Se il fenomeno è, come dire, costruito in qualche modo dall'intervento del mio intelletto, la domanda è: ma allora che rapporto c'è tra il fenomeno e la realtà? D'accordo? È un po' come dire se io devo ricostruire un fatto, quindi un incidente, chi c'era, chi non c'era, da dove è venuta la macchina, eccetera. Io sto facendo una ricostruzione, giusto? Allora la domanda però anche poi degli inquirenti sarà: ma che corrispondenza c'è tra questa ricostruzione e la realtà? Allora dovrò cercare altre ricostruzioni, vedere se la ricostruzione che mi è stata data è effettivamente compatibile con una serie di indizi. Beh, ovviamente è un po' una semplificazione, però per farvi capire, cioè se il mio intelletto lo costruisce il fenomeno, il problema è poi dire: allora tra il fenomeno e la realtà che relazione c'è? E siamo di nuovo punto a capo: non conosco la realtà, ma conosco il fenomeno. Invece, quando noi parliamo di a priorismo, parliamo di a priorismo astrattivo, e per a priorismo astrattivo, parliamo 146, intendiamo, sottinteso, l'affermazione che l'intelletto non aggiunge nulla al contenuto dell'esperienza, ma gli dà solo un modo di essere. In che senso un modo di essere?
certo che ce l'ha già nella realtà, ma il modo di essere della realtà è sempre individuale, concreto, qui e ora, no? Che modo gli dà il mio intelletto? Il modo appunto di essere universale, cioè il modo di poter prescindere dal qui ed ora, per cui l'universale mela prescindendo da questa, quella mela. Ora, questo, un tal modo di essere universale deriva da un semplice prescindere che fa l'intelletto, non da un alterare. C'è quindi inadeguazione nella conoscenza umana rispetto all'immensa ricchezza della realtà, ma non alterazione della realtà stessa. Cioè, il modo di essere della realtà nell'intelletto non è il modo di essere della realtà appunto nella realtà, perché nella realtà è sempre qui ed ora, nell'intelletto è sempre a prescindere da questo aspetto individuante, ma non è un surrogato, non è qualcos'altro, è precisamente quella realtà, la realtà nel modo di essere proprio dell'intelletto. E questo indica due cose importanti. La prima è che la conoscenza umana è comunque una conoscenza limitata, non solo non riesce a, come dire, ad attingere alle intelligenze superiori, che siano angeliche o ancora, figuriamoci, quella divina, no? Non è solo questo il suo limite, ma anche ha un limite nei confronti della realtà, nel senso che la concettualizzazione, questa stazione universalizzatrice, che è il modo di intendere dell'intelletto, non è un modo, io faccio così, tu fai così, è il modo proprio dell'intelligenza umana, chiaramente non riesce a esaurire tutta la dimensione del reale, perché il reale è singolare e particolare, cioè la sensibilità, non nel senso che uno è un po' sensibile, ma nel senso la conoscenza che passa attraverso i sensi, in qualche modo eccede l'intelletto, no? Cioè il fatto che io beva una tazza di tè caldo, in cui quel profumo, quell'aroma, quel sapore, quella dimensione, non so, lo sto bevendo in una giornata d'inverno dove fuori c'è la neve con la mia famiglia, cioè tutto questo mondo non è niente, chiaramente è realtà, ma come dire, nessuno lo nega, nessuno dice che non serve, nessuno dice che non è una parte importante dell'uomo, ma c'è l'elemento intellettivo proprio dell'uomo che prescinde dalle note individuali, semplicemente questo. Dall'altra parte però, dire limite non vuol dire affermarne una falsità, cioè l'intelletto non altera la realtà, semplicemente appunto la assume nella modalità che le è propria attraverso questa astrazione universalizzatrice. L'altro aspetto è questo della spontaneità, il paragrafo successivo, cioè non è, abbiamo già detto in un altro modo, cioè non è qualcosa che precede il giudizio, è qualcosa che precede un atto, cioè voglio fare così, mentre se io voglio prendere questa tazza, adesso, io voglio studiare il materiale, non so cosa sia, voglio studiare questo materiale, prescindo dalla sua forma, dal suo colore, questo capite che è un atto successivo, volontario. Quando invece semplicemente io appunto guardo e tac, ho il concetto, l'universale di tazza, è assolutamente spontaneo, tanto è vero che Garrigou Lagrange, che è stato un grandissimo commentatore di San Tommaso, sia in ambito filosofico che teologico, la chiama intuizione astrattiva, perché l'intuizione è per eccellenza qualcosa di non come dire, appunto, che anticipa l'atto della volontà, che anticipa l'atto del giudizio, ma qualcosa appunto di spontaneo. E qui dice: questa astrazione universalizzatrice è quella che gli scolastici chiamano abstractio totalis e si contrappone dall'abstractio formalis, che potremmo chiamare astrazione artificiosa o scientifica.
l'abbiamo già detto, totale si vuol dire da tutte le note individuanti, dove invece quella formalis da alcuni aspetti, ok? L'abstractio totalis considera tutto l'oggetto, ma in modo indeterminato, cioè prescindendo dalla sua singolarità. E per esempio considera questo albero concreto come l'albero. L'abstractio formalis invece distingue nel tutto già universalizzato un aspetto, una determinazione isolandola dalle altre. Allora, nell'albero la vita vegetativa, d'accordo? Quindi, nel primo caso è tutto l'oggetto che viene, come dire, liberato, tra virgolette, dagli aspetti individuanti singolari. Nel secondo caso, invece, io prendo, come dire, una parte, un aspetto, lo prendo, e questa non è spontanea, d'accordo? Questo è una, come dire, artificiosa, nel senso di qualcosa che io compio, come l'arte viene compiuta dall'uomo. L'abstractio totalis ci porta dal piano del sensibile, l'abbiamo già accennato, al piano dell'intelligibile, dal piano della sensazione a quello del concetto. E questa è la differenza tra una realtà, come dire, impattata coi sensi, sempre individuo e singolare, e la realtà nel modo di essere proprio dell'intelletto. Invece l'abstractio formalis ci permette di perfezionare i nostri concetti, no? Andando appunto di volta in volta a focalizzare un aspetto, diciamo, diverso. Bene, direi che il tempo è già trascorso. La prossima volta andiamo avanti ancora con l'astrazione, cerchiamo di precisare ulteriormente questa astrazione universalizzatrice e stare attenti a, diciamo, possibili interpretazioni fuorvianti.